Hanno sul mondo visione? Sicuro? Sicurissimo. A me ne è potuto in Australia, mi vedo. Ah beh beh. Oh, Thank you.
Fino a che stiamo vivi. Devi cantare, Pasqua? Stasera sì. Beh, grazie a Dio, dai. Sì, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Bambino, però che mi piace trovare. Il nome della coppa, no, per non male la coppa.
110, 110, dipende una maggior pena. Per me è uguale, io ce l'avevo già. Thank you.
forza, vieni. Vedere il bacio. Pasquale. Ma c'è la chiesa o bacio? No, aspettare tutti qua, non faccio mica si può essere con loro. Ma qui c'è la pizzica? Eh sì, è normale. Ha picchiato Carmela. C'è la chiesa non sul telefono. Come si chiama? Vabbè, allora, noi votiamo tra sé. Sì, aspetta, ma adesso tu dovevi anche ci sono messo, no? Non mi ricordo tu, Caterina. Sante. Caterina, quando esce così questo mi mette da qua. Vabbè, è stato sicuramente è stato un casino, non l'hanno inteso. Vabbè, sarà asciutta con il bagnolo. No, 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 Marino, Marino. Scatta,
Thank you.
Via Crucis 2023, in unione con Papa Francesco e con la Chiesa Universale, voci di pace in un mondo di guerra. Signore Gesù, tu sei la nostra pace. Prima della passione hai detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Signore, abbiamo bisogno della tua pace, di quella pace che con le nostre sole forze non riusciamo a costruire. Abbiamo bisogno di sentirci ripetere quelle parole con cui, una volta risorto, per tre volte rinfrancati i cuori dei discepoli: pace a voi. Gesù, che per noi abbracci la croce, guarda la nostra terra assetata di pace, mentre il sangue dei tuoi fratelli e delle tue sorelle continua a essere versato, e le lacrime di tante madri che perdono i figli in guerra si mischiano a quelle della tua Santa Madre. Anche tu, Signore, hai pianto su Gerusalemme perché non aveva riconosciuto la via della pace. Proprio dalla Terra Santa si snoda stasera il cammino della croce dietro a te. Lo percorreremo ascoltando la tua sofferenza, riflessa in quella di fratelli e di sorelle che nel mondo hanno sofferto e soffrono la mancanza di pace, lasciandoci scavare dentro da testimonianze e risonanze giunte all'orecchio e al cuore del Papa anche nel corso delle sue visite. Sono echi di pace che riaffiorano in questa terza guerra mondiale a pezzi, grida che vengono da paesi e aree oggi dilaniati da violenze, ingiustizie e povertà, tutti i luoghi dove si patiscono conflitti, odi e persecuzioni sono presenti nella preghiera di questo Venerdì Santo. Signore Gesù, alla tua nascita gli angeli in cielo hanno proclamato: sulla terra pace agli uomini. Ora al cielo salgono le nostre preghiere per attirare la pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi. Preghiamo implorando quella pace che ci hai affidato e che non riusciamo a custodire. Gesù, dalla croce abbracci il mondo intero, perdona i nostri errori, guarisci i nostri cuori, donaci la tua pace.
Andiamo fino alla bocca della porta. Thank you.
prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Voci di pace dalla Terra Santa. Allora Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Barabba o Gesù devono scegliere. Non è una scelta qualunque, si tratta di decidere dove stare, quale posizione prendere nelle complesse vicende della vita. La pace che tutti desideriamo non nasce da sé, ma attende una nostra decisione. Allora, come oggi, siamo continuamente chiamati a scegliere tra Barabba o Gesù. La ribellione o la mansuetudine, le armi o la testimonianza, il potere umano o la forza silenziosa del piccolo seme, il potere del mondo o quello dello spirito. In terra santa sembra che la nostra scelta ricada sempre su Barabba. La violenza sembra essere il nostro unico linguaggio. Il motore delle reciproche ritorsioni è continuamente alimentato dal proprio dolore, che diventa spesso l'unico criterio di giudizio. Giustizia e perdono non riescono a parlarsi. Viviamo insieme senza riconoscerci l'un l'altro, rifiutando l'uno l'esistenza dell'altro. Si parla dell'annoso conflitto israelo-palestinese, condannandoci a vicenda in un circolo vizioso senza fine e sempre più violento. E in questo contesto carico di odio e rancore siamo anche noi chiamati a esprimere un giudizio e a prendere la nostra decisione. E non possiamo farlo senza guardare a quel condannato a morte silenzioso, perdente, ma con quale ricaduta la nostra scelta. Gesù, Cristo ci invita a non usare il metodo di Pilato e della folla, ma a riconoscere la sofferenza dell'altro, a mettere in dialogo giustizia e perdono e a desiderare la salvezza per tutti. Anche per i ladroni, anche per Barabba. Preghiamo insieme e diciamo: illuminaci Signore Gesù. Quando crediamo di aver sempre ragione, quando condanniamo senza appello i fratelli, quando chiudiamo gli occhi davanti all'ingiustizia, quando soffochiamo il bene attorno a noi, thank you.
Thank you.
poi dice di donare.
Avanzate, avanzate. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Seconda stazione. Gesù è caricato dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce tutto il mondo. Dio. Voci di pace da un migrante dell'Africa occidentale. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. La mia Via Crucis cominciò 6 anni fa, quando lasciai la mia città. Dopo 13 anni di viaggio arrivammo nel deserto. Dopo 13 giorni di viaggio arrivammo nel deserto e attraversammo per 8 giorni, imbattendoci in auto bruciate, paniche d'acqua vuote, cadaveri di persone fino a giungere in Libia. Chi doveva ancora pagare i trafficanti per la traversata fu rinchiuso e torturato fino a quando non pagò. Alcuni persero la vita, altri la testa. Mi promisero di mettermi su una nave per l'Europa, ma i viaggi furono cancellati e non riavemmo i soldi. Lì c'era la guerra e arrivammo a non far più caso alla violenza e alle pallottole vaganti. Trovai lavoro come stuccatore per pagare un'altra traversata. Alla fine salì con più di 100 persone su un gommone. Navigammo ore prima che una nave italiana ci salvasse. Ero pieno di gioia, ci ginocchiammo a ringraziare Dio. Poi scoprimmo che la nave stava tornando in Libia. Lì fummo rinchiusi in un centro detentivo, il peggior posto al mondo. 10 mesi dopo ero di nuovo su una barca. La prima notte ci furono onde alte. 4 caddero in mare, riuscimmo a salvarne 2. Mi addormentai sperando di morire. Svegliandomi vidi accanto a me persone che sorridevano. Dei pescatori tunisini chiamarono i soccorsi. La nave attraccò e delle ONG ci diedero cibo, vestiti e riparo. Lavorai per pagare un'altra traversata. Era la 6ª volta. Dopo 3 giorni di mare, giunsi a Malta. Rimasi in un centro per 6 mesi e lì persi la testa. Ogni sera chiedevo a Dio perché. Perché uomini come noi devono ritenerci nemici? Tante persone che fuggono dalla guerra portano croci simili alla mia. Preghiamo insieme e diciamo: liberaci Signore Gesù dalle facili condanne del prossimo, dai giudizi affrettati, dalle critiche e dalle parole inutili, dalle chiacchiere distruttrici.
pochino. Vediamo. Carissimi fratelli e sorelle, viviamo questo momento davanti al Calvario, l'incontro tra la Vergine addolorata e Cristo morto. Quest'anno
una serie di, dipende dai punti di vista, coincidenze, inconvenienti, provvidenze forse, fanno sì che forse questa processione quest'anno a qualcuno sembri un po' più spoglia, perché manca la banda. Ma io provo un attimo a pensare 2000 anni fa, mentre Gesù si muoveva verso il Calvario, non c'era una banda. O meglio, sì, c'erano delle urla, c'era una banda fatta di insulti, fatta di parolacce, fatta di maltrattamenti, fatta di cadute. Non era certo tutta quella devozione che noi ci abbiamo messo, anzi tutti erano scappati. Le persone a cui lui aveva dato tutto, sotto la croce, chi c'è sotto la croce il Venerdì Santo? La mamma, poche donne e un discepolo, uno su 12 apostoli e uno tra tanti che lo avevano seguito, tutti se n'erano scappati. E sotto la croce Gesù viene insultato, non c'era nessuna marcia, non c'era nessun suono, nessun c'erano sì i soldati, le forze dell'ordine, ma non erano per scortare Cristo, o meglio, erano per accompagnarlo verso la morte. Tra l'altro un soldato con la lancia gli perforò il fianco, da cui uscì sangue e acqua. Ecco, noi oggi misuriamo le nostre devozioni in base all'esteriorità, in base alle grandiosità, in base alle apparenze, perché è la società dell'apparenza, dove conta ciò che appare e non ciò che si è. Certo, sono cose che servono. Io sono il primo che ama le marce funebri e lo dico pubblicamente. Sono il primo che ascolta volentieri tristezza alla madre, che ascolta volentieri la marcia del troccolante, che mi hanno accompagnato sempre. Però ecco, forse quest'anno l'inconveniente può diventare una provvidenza, perché può aiutarci tutti quanti come comunità a riflettere, credenti e non credenti, perché comunque l'esempio di Gesù Cristo tocca tutti, credenti e non credenti, sul valore della vita. Innanzitutto, la domanda che abbiamo appena ascoltato: c'è un Cireneo per me? L'altro giorno Papa Francesco ha parlato della solitudine, ha cominciato la sua omelia il giorno delle palme dopo essere uscito dall'ospedale pronunciando quella preghiera di Cristo in croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ho potuto questi giorni riflettere con gli studenti a scuola il significato di quell'omelia, perché Cristo chiama sempre Dio papà, in croce lo chiama per nome. E ho provato a chiedere ai giovani: provate a tornare a casa e a chiamare vostro padre o vostra madre per nome e non mamma o papà. Vedete che cosa succede. Certamente un genitore, quando si sente chiamato per nome, ci rimane male. Arriva tuo figlio a casa e ti dice, per esempio, Francesco. Vabbè, se torna uno a casa mia e mi dice Francesco, c'è qualche problema. Vabbè. Se torna uno che dice che è mio figlio, vabbè. Però se torna un figlio a casa di un genitore e lo chiama per nome, il genitore rimane male. Cristo in croce lo chiama Dio. Poi certo, subito dopo dirà: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
però su quella croce è salito il Dio uomo, l'uomo Dio. È salito Gesù di Nazareth, è salito Gesù Cristo. E quindi il grido di Gesù è un grido di chi ha provato una doppia sofferenza, dice il Papa. Innanzitutto la sofferenza della tortura, la flagellazione, la coronazione di spine, gli schiaffi, ma poi anche la sofferenza umana di chi è stato tradito, rinnegato, lasciato solo, insultato, chi più ne ha più ne metta. Oggi abbiamo potuto ascoltare proprio la passione di Giovanni. La passione di Giovanni è proprio ti lascia senza fiato, e tu senti attraverso quel ritmo incessante della passione di Giovanni proprio i battiti del cuore di Gesù. E ciascuno può dire che Gesù quello lo ha fatto per me, lo ha fatto per ciascuno di noi. Allora vi dicevo, carissimi amici, che l'esempio di Gesù deve spingere questa comunità a prendersi cura l'uno dell'altro, a non essere indifferenti. Papa Francesco l'altro giorno ha detto: anche io sento di aver bisogno delle carezze di Dio, per questo lo vado in cerca negli abbandonati, negli emarginati, che più assomigliano a Lui, tutti i poveri. E noi siamo discepoli di quello che è l'abbandonato, si è sentito abbandonato. Allora qui abbiamo Maria. Maria che cerca, che abbraccia il figlio morto, ma Maria lo prende con quella forza di donna, e in lei ci sono le lacrime di tutte le mamme, di tutti i papà che soffrono per i loro figli, per i figli che non riescono a portare il pane a casa, per i figli che vivono situazioni drammatiche all'interno delle loro case, per quei figli che non trovano lavoro, per quei figli che non riescono a completare il ciclo di studi, per quei figli che li vedi rassegnati su un divano, li vedi rassegnati nella vita di ogni giorno, li vedi senza speranza. Ogni mamma, ogni papà porta nel cuore le lacrime di un figlio. E penso anche a quei genitori giovani che guardano al futuro, ma fino a un certo punto, perché non possono permettersi di guardare oltre quel certo punto, perché devono tirare alla giornata, bisogna tirare a campare, bisogna cercare di sopravvivere. E questo perché oggi purtroppo tante scelte sono scelte di egoismo, sono scelte che non mettono al centro la persona. Anche nelle nostre comunità cristiane, non vi nascondo che molto spesso riflettevo questi giorni, noi viviamo l'anno liturgico, quest'anno la Settimana Santa, poi a volte vedi quei post di chi magari dice il giorno dopo sta triste perché è finita la processione dei misteri, e dice e scrive alla prossima. E ma dopo il Venerdì Santo, scusate, c'è la Pasqua. Ma poi soprattutto questo episodio, questo avvenimento è avvenuto 2000 anni fa una volta per tutte, e questo episodio si rinnova ogni giorno, perché ogni giorno Cristo si dona nelle persone che amano,
Ogni giorno Cristo risorge, ogni qualvolta diamo un aiuto, una carezza, un conforto, una parola, ogni qualvolta non cediamo al chiacchiericcio, al pettegolezzo. Allora ci deve insegnare l'esempio di Gesù Cristo, che la persona va messa al centro, ma non come strumento. A volte usiamo anche nelle comunità cristiane le persone per dividere. Nella società usiamo le persone per dividere, per metterle l'uno contro l'altro. Invece l'amore unisce, Cristo unisce, e la Chiesa deve essere serva, magari forse un po' più povera, anzi certamente un po' più povera, come ci dice Papa Francesco. Capire che dalla sofferenza nasce la vittoria, e la sofferenza si chiama amore, perché solo chi sa amare soffre. Solo chi sa amare si sente ferito per le sofferenze degli altri. Solo chi sa amare, diceva Don Milani, oppone alla società del me ne frego la società dell'I care, mi sta a cuore. Oggi noi dobbiamo saper dire sì alla vita tutta, tutta. Ogni vita è degna di essere vissuta. A volte mi sento, e concludo, mi sento male quando qualcuno dice sì, ma quella persona è anziana, sta soffrendo, deve morire, se vuole morire. Ma io ho fatto di tutto perché quella persona possa vivere. Io ho dato del tempo a quella persona, mi sono preso cura. Oggi ci sono tante persone che anche senza una malattia vogliono morire. Ci sono tante persone che si sentono disperate. Ci sono tante mamme, e purtroppo lo devo dire, che lo ascolto in confessione, che dicono: io non voglio essere un peso per i miei figli, che si ricordano di me solo a fine mese quando arriva la pensione, seppure. Allora preferisco morire. Preferisco togliermi di mezzo. Quante situazioni ci sono nelle nostre case, quante situazioni nel nostro paese. Non basta essere 3.400 per essere una comunità, ci vuole ben di più. Allora qui è bello che questo momento si svolge qui, dove queste strade si uniscono, ma molto spesso i piedi si dividono, le macchine vanno ognuno per conto suo. Però qui le strade si uniscono, e si uniscono davanti al Calvario, davanti all'esempio. Davanti all'esempio di Gesù Cristo. Però se 50 persone si tolgono, visto che nessuno è dottore e rimane solo qualcuno, magari solo due che la prendono. Dentro casa la stanno portando.
cosa dal video, tutta la ragazza che si sente. No. Tutto a posto, grazie a Dio. Sì, tanto la roba è. Allora, anche questo ci insegna che le persone che soffrono sono accanto a noi. Non dobbiamo andare tanto lontano. E dobbiamo interessarci, ma non come spettatori, tutti dottori, ma dobbiamo interessarci proprio prendendoci cura delle tante lacrime. Allora io davvero l'augurio che faccio a tutti, a cominciare dall'amministrazione, dalle forze dell'ordine, da tutte le famiglie, è quello che dall'esempio di Gesù Cristo o crediamo o non crediamo, impariamo tutti ad amare, a lasciarci ferire dall'amore di Cristo, a lasciarci ferire dalle sofferenze dell'umanità e a lasciarci coinvolgere. Non dire non mi riguarda, non mi interessa, non dire ecco, noi siamo avvantaggiati che essendo una piccola comunità dove tutti sanno tutto di tutti, dobbiamo, ce lo siamo detti anche un anno fa qui, dobbiamo usare questo per, come un vantaggio, per dire io so che c'è quella sofferenza, cosa posso fare io per quella sofferenza? E soprattutto lasciar perdere l'invidia, se uno si realizza, se uno è felice, dobbiamo essere felici per quella persona. Se uno soffre, dobbiamo soffrire con quella persona e per quella persona. Chiediamo di liberarci proprio dal peccato dell'invidia, dell'egoismo, del chiacchiericcio, del pettegolezzo, dell'arroganza, della superbia, per essere davvero tutta la comunità di Faggiano una vera famiglia. Ora, davanti qui, insieme alla Vergine e a Cristo, do la benedizione a tutti. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Colgo l'occasione per ringraziare chi si prende cura qui del Calvario, chi ha curato tutto qui, le persone che hanno donato, hanno raccolto per renderlo bello, per ringraziare Simone che si è adoperato per sistemare tutto qui e per renderlo sempre di più un gioiello. Ecco,
questo è un posto che dobbiamo cercare di valorizzare sempre di più. E ringraziare anche quanti si stanno spendendo per la riuscita di questa processione, la confraternita del Rosario, la confraternita del Carmine, i vigili, l'amministrazione, tutti quanti, il coro che sta supplendo alla perfezione alla mancanza della banda, e grazie a Teletrio che sta facendo giungere in tutte le case questa bellissima processione. Pronto? Sì. Tomba che chiude il seno, il mio Signore è morto, finché non sia risorto. Quest'anno voglio tenuto contento. Prossimo anno. La sappiamo l'anno ci viene. Se non lasciamo da bacio. No.
Undicesima stazione. Gesù è introdotto alla croce. Padre Maurizio, ti benediciamo. Voci di pace da un giovane del vicino oriente. Con lui crocifissero anche due ladroni. Uno alla sua destra e uno alla sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scotendo il capo e dicendo: «E tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Nel 2012 gruppi di estremisti armati fecero irruzione nel nostro quartiere, ammazzando con raffiche di mitra chi si trovava sui balconi e nei condomini. Avevo 9 anni. Ricordo la morte di mamma e papà. La sera ci trovavamo abbracciati in preghiera, consapevoli di una nuova durissima realtà davanti a noi. La guerra diventava ogni giorno più orrenda. Per lunghi periodi mancava luce e acqua e si sono scavati posti ovunque. Il cibo era un problema quotidiano. Nel 2014, mentre eravamo sul balcone, una bomba scoppiò davanti a casa, spaventandoci all'interno e coprendoci di vecchie schede. Pochi mesi dopo, un'altra bomba centrò la camera dei miei, che si salvarono per miracolo e decisero malincuore di lasciare il paese. Cominciò un altro calvario, perché dopo 2 tentativi di ottenere un visto non ci rimase che imbarcarci. Rischiamo la vita, rimanemmo su una rotta ad aspettare l'alba e una nave della guardia costiera. Salvati, gli abitanti del posto ci accolsero a braccia aperte, capendo le nostre difficoltà. La guerra è stata la croce della nostra vita, la guerra uccide la speranza. Nel nostro paese, ancor più dopo le terribili calamità naturali, tante famiglie, bambini e anziani sono senza speranza. Nel nome di Gesù, che ha aperto le braccia sulla croce, tendete la mano al mio popolo. Preghiamo dicendo: guariscici, Signore Gesù. Guariscici, Signore Gesù. Dall'incapacità di dialogare. Dalla sfiducia e dal sospetto, dall'impazienza e dalla fretta, dalla chiusura e dall'isolamento. Dodicesima stazione. Gesù muore perdonando i suoi uccisori. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Voci di pace da una madre dell'Asia occidentale. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno, si fece il buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era riscaldato. Il velo del tempio si spostò a metà. Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Questo è il mio spirito. A poi a morte il 2014, la città fu svegliata dalla morte. Il giorno mai non è stato.
Io la mia mosca. Sì? Ne 11. Ci fermiamo sulla piazza. Sì. Thank you.
Davide! La piazza! La piazza, vediamo, prima sulla piazza! Scusi! Sulla piazza! Si è fermato, fermo! Ok, fermo! Fermo! Vai. Thank you.
Via. Sì, tanto non vedi che posso che ti ha bisogno di togliere il portone. Permettetemi ancora una volta di ringraziare il Signore innanzitutto che ci ha concesso di vivere questo percorso che non cominciava oggi e che non finisce adesso, il percorso d'amore che noi facciamo come tutta comunità per essere sempre più famiglia, guardando all'amore di Cristo e l'amore di Maria. Fatemi dire grazie alla congrega del Rosario, alla congrega del Carmine, a tutte le persone, al coro che ha animato
la preghiera ai canti, grazie a tutti i portatori, grazie davvero. Voi avete portato i simboli, i misteri, sono loro che hanno portato voi. E l'augurio è che loro possano portare, ora se certamente sentirete la stanchezza, le spalle, ma sappiamo che la vita è molto più stancante di portare una statua. Ecco, possiate sentire ogni giorno l'amore di Gesù, l'amore di Maria che vi porta, che porta voi, le vostre famiglie, le persone a voi care, possiate sentirvi sempre custoditi, accarezzati da quell'amore grande. Grazie all'amministrazione, grazie alla polizia municipale, grazie all'arma dei carabinieri per il supporto e per la presenza che ci onorano sempre. Grazie soprattutto per quello che fate ogni giorno a servizio della legalità e del bene comune. Grazie a tutta la comunità, grazie a chi davvero è riuscito a mantenere il decoro e il silenzio durante questa processione. Io credo che questa sera la banda più bella sia stata la preghiera di ogni persona, la preghiera di ogni persona che ha portato tutte le sue preghiere, ha portato le sue lacrime, ha portato le sue speranze, ha portato le sue gioie, ma anche le sue tristezze, le sue angosce. Come dice quella lettura della Domenica delle Palme, stendiamo non rami d'ulivo o teli davanti a Cristo, ma stendiamo i nostri cuori. Ecco, io credo che questa sera da concerto abbiano fatto più le nostre voci e le nostre preghiere della bellezza, seppur bella, di una banda. Quindi grazie davvero a tutti, perché davvero con la vostra compostezza e con la vostra presenza avete reso significativa questa processione. In fondo una processione è un popolo che cammina, non è un concerto, non è un folklore, non è una manifestazione, ma che è un popolo che esprime il suo cuore, esprime la sua fede, esprime ciò che di bello ha dentro, la sua storia, il suo percorso, e lo affida a Gesù, lo affida a Maria. Ora noi reciteremo questa preghiera, che sono i 14 grazie, li ha chiamati Papa Francesco. Poi darò la benedizione, entreremo in chiesa, entreranno le statue, sarà collocato davanti l'altare centrale il crocifisso con l'addolorata a fianco. La chiesa rimarrà aperta per tutta la notte, perché in modo che chi vorrà anche domani mattina presto potrà venire a pregare. Una raccomandazione solo vi chiedo: riscoprire il significato del Sabato Santo. Lo so che il Sabato Santo è il giorno in cui si fanno le ultime spese per i pranzi di Pasqua, per i pranzi di Pasquetta e robe varie. Però il Sabato Santo, per la tradizione, è un giorno di silenzio. È il giorno in cui Gesù scende negli inferi e secondo la tradizione va a cercare l'umanità dispersa. E secondo la tradizione il primo che va a cercare è Adamo. Infatti, per chi è stato in Terra Santa, sotto il Calvario, sotto il Golgota, sotto la roccia,
c'è un'insenatura e lì è stata costruita la cappella che si chiama la Cappella di Adamo, perché c'è una leggenda che racconta che la goccia di sangue di Cristo che cadde dalla croce entrò nella roccia e andò a salvare, a redimere Adamo. Ecco, cerchiamo di rispettare per quello che è possibile, innanzitutto quando finisce la processione, il silenzio, almeno nel luogo che concerne la Chiesa. E poi vi chiederei, ecco, di prepararci tutti quanti alla Pasqua facendo silenzio nel cuore, cercando domani di chiederci cosa davvero conta per la vita, cosa davvero io, noi, tutti possiamo fare per fare Pasqua, per rinascere. E colgo l'occasione, se non ci vedremo con tanti, di fare gli auguri all'amministrazione, al sindaco, a tutte le persone di una vera e santa Pasqua. Signore Gesù, insieme, parola eterna del Padre, per noi ti sei fatto silenzio, e nel silenzio che ci guida al tuo sepolcro c'è ancora una parola che vogliamo dirti, ripensando al cammino della Via Crucis percorsa con te. Grazie, grazie Signore Gesù per la mitezza che confonde la prepotenza, grazie per il coraggio con cui hai abbracciato la croce, grazie per la pace che sgorga dalle tue ferite, grazie per averci donato come nostra madre la tua santa madre, grazie per l'amor mostrato davanti al tradimento, grazie per aver mutato in lacrime un sorriso, grazie per aver amato tutti senza escludere nessuno, grazie per la speranza che infondi nell'ora della prova, grazie per la misericordia che risana le miserie, grazie per esserti spogliato di tutto per arricchirci, grazie per aver mutato la croce in albero di vita, grazie per il perdono che hai offerto ai tuoi uccisori, grazie per aver sconfitto la morte, grazie Signore Gesù per la luce che hai acceso nelle nostre notti e riconciliando ogni divisione ci hai reso tutti fratelli, figli dello stesso Padre che sta nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Grazie anche a Pasquale Ficocelli e a Teletrio per aver trasmesso e portato in tutte le case la processione di questa sera. Ricordo che domani mattina qui alle ore 9 ci sarà l'invitatorio, l'ufficio delle letture e le lodi mattutine, e a seguire le confessioni. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. L'amore del Signore è la nostra forza, andate in pace. Buona Pasqua a tutti. Thank you.